Dopo un anno di lockdown costato a Lecco e provincia 1000 posti di lavoro, il prefetto castrese De Rosa ha riunito attorno a un tavolo i rappresentanti di sindaci, imprese, sindacati, associazioni radicate nel territorio, istituzioni bancarie, definendo un accordo per erogare ai nuclei familiari con un lavoratore dipendente o autonomo in difficoltà un contributo una tantum fino a 1.400 euro. La dotazione iniziale del fondo Aiutiamoci nel Lavoro è di 1 milione di euro grazie al contributo di 1 euro per ogni residente stanziato da tutti i comuni della provincia, 340.000 euro, ad altri 500.000 euro di Fondazione Cariplo, a cui si aggiungeranno i contributi di Fondazione Vismara e Fondazione Comunitaria Lecchese. In poco tempo stare qui e sottoscrivere un patto che vuole essere, al di là delle cifre che riusciremo ad elargire, è la prova di una comunità che fa squadra ed oggi si esce dalla pandemia tutti insieme. Le domande per i finanziamenti potranno essere presentate dal 1° settembre sul sito fondazionelecco.org. La novità, prima in Italia, è stata presentata in prefettura. Gli ultimi dati dell'osservatorio provinciale sul lavoro ci confermano che il tessuto produttivo lecchese tiene. Ci sono difficoltà, ma il sistema tiene. Noi vogliamo far sì che tenga ancora e che cresca nuovamente. Per cui questo fondo è un aiuto, una mano ai lavoratori, ma siamo convinti che poi dopo si riprenderà la ripresa come giusto che sia.